E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo su Fortnite, un gioco che non ho mai portato ma che ultimamente mi sta infognando veramente tantissimo. Infatti sono già arrivato a livello 7, che vabbè non è chissà quale livello, però ci sono arrivato tipo in due giorni, almeno due mattine tipo. E sicuramente è un gioco che conoscete, è tipo PlayerUnknown Battleground, per chi lo conoscesse, che ormai sta diventando veramente famosissimo perché ci stanno più compilation di stronzate su quei giochi che altro, però vabbè. È giusto così, perché è un gioco che fondamentalmente, specialmente se giocato in coop e con altre persone, è veramente divertente, fate un sacco di stronzate, è divertentissimo, provatelo. Quindi adesso aspettiamo che il matchmaking faccia il suo lavoro e ci vediamo direttamente in partita. Ok, siamo arrivati praticamente in questa specie di bus che vola sopra questa isola. Spero che non sentiate troppo questo cazzo di trapano che si sente a stamattina alle 7. Cristo Dio, non mi ha fatto nemmeno dormire. E quindi con un tasto spazio dovete semplicemente tuffarvi in una di queste città o in uno di questi luoghi. Allora, qui sicuramente è un macello, quindi io andrò qua a Retile Row, perché qui sicuramente ci stanno buttando in mille, infatti. Quindi non ci butteremo ora. E andremo dritti sparati laggiù. Già ho visto che qualcuno mi sta addosso, quindi speriamo che... Allora, diamo un occhio rapido. Uno, due, e... Allora, facciamo che ci spostiamo un attimo qua sul lato. Perché consiglio che vi do io è di non andare esattamente proprio in un punto... molto molto affollato. Dai, brutto stronzo. C'è la possibilità che crepo subito, eh? Picconiamolo. Un'arma. Scendi, brutto stronzo. C'ho la sensibilità del mouse troppo alta. Cazzo. Mori! Guarda sto cazzo mouse! Sto mouse del cazzo! Per che cazzo di motivo ho la sensibilità del mouse così alta? Mi si è alzata la sensibilità del mouse a cazzo, io non me ne sono reso conto, porca di quella puttana! Mi sono fatto ammazzare uno col piccone! Non ci sto a credere. Come se niente fosse, torniamo in un'altra partita. Pardon. Che coglioni! Ok, allora siamo tornati nel nostro caro bus. Io spero veramente che non sentiate troppo questo cazzo di rumore di sottofondo, ma... Cioè, questi stimolatori di merda stanno qua sopra da tipo una settimana, fa questo rumore quasi sempre. Stavo aspettando un momento per registrare, dico, magari una mattina smettono, e invece è tutte le mattine che fanno così, quindi... mi dispiace se sentite un po' di rumore di sottofondo, ma non ci posso fare niente, o così, oppure tipo non registro video per 3 settimane, il che non va bene, intanto parlo, ma... Allora, proporrei di andare lì, che c'è un mucchietto di case, sperando che non c'ho 1000 persone intorno. Una tattica molto carina è atterrare direttamente sopra il tetto di una casa. Allora, ce n'ho uno là, uno là. Qui teoricamente dovremmo essere soli. Voi atterrate, spaccate direttamente il tetto, così vi ritrovate dentro. Ovviamente se ci avete culo trovate direttamente un'arma. Invece nel mio caso, che sono uno sfigato di merda, non trovate un cazzo. E continuate a non trovare un cazzo, come sta succedendo. Oh, una cassa. Una cassa con il nulla cosmico, perfetto. Una pistola assolutamente inutile. Un po' di bende essenziali, che già avevo però, vabbè. Allora, ho visto un po' di persone che stavano sulla città, ovviamente, qua. Lì c'è sta un po' di gente. Vediamo se riusciamo a non crepare. Risalgo, sì. Vedete lì? Guardalo, guardalo. Che dite, ragazzi, le tiro una bombetta? Ci ho chiappato molto. Oh, ma quella è un'arma viola? Vabbè, dai, le azzardiamo. È un fucile a pompa viola. Se riuscissi a trovare delle munizioni... Lassù ci stanno sparando. Andare in giro con un fucile a pompa con un colpo solo non è molto saggio, anche se fa sicuramente un sacco di danni, però... Se lì c'ho il primo colpo sono fregato. Quindi niente, andiamo in giro con questa merda di fucile d'assalto che... Eccolo, eccolo, eccolo. No, Dio! Si è tuffato sto coglione. Madonna. Vedi la differenza tra chi c'ha un fucile a pompa a 1 cm e chi c'ha una merda di mitraglietta schifosa bianca?
Allora, altro giro, altra corsa. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, perché fino adesso ho fatto solo delle figure di merda. Ma vi giuro che di solito vado molto meglio di così. Ok, vabbè, la prima volta gioco senza vita a cazzo. Fanculo, andiamo. Adesso. Sto sperando che ci sia qualcosa lì, su quelle cassette sopra la collinetta, perché dopo riusciamo ad andare di sotto dove c'è una cittadina. Però già sento che c'è qualcuno vicino a me, vero? Invece no. Allora, là ce n'è uno. Io già sento il rumore di una cassa che sta qui, perfetto. Che culo, questo è buonissimo. Adesso mi sparo subito questo juice che praticamente mi dà 25 di armatura che si rigenera costantemente. Poi abbiamo trovato una trappola di merda che andremo a mettere subito, non lo so, qui da qualche parte. Un'altra trappola ho trovato, veramente. Cioè, vi rendete conto che ho trovato due cazzo di trappole invece di un'arma decente? Bene, in questa casa non abbiamo trovato assolutamente un cazzo. Speriamo magari che ci sia qualcosa random qui, ma ci credo molto molto poco. E ho sbagliato. E ho sbagliatissimo, sbagliatissimo. Abbiamo trovato questo che è una specie di mitraglietta cecchino, un ibrido. E un'altra cassa, Se c'è un cecchino qui, non so, me spoglio nudo. Niente. Dai. Stavolta non è andata così male. Abbiamo trovato anche un bel medikit. Allora, diamo un attimo un occhio generale da qua sopra. Allora, laggiù c'è qualcuno perché si stanno costruendo. Io mi butto piano piano qua, sperando di non prendere danni. Tanto ci avviciniamo anche a quella Saldi Springs che sta dentro la zona. Cioè, dove dovete andare. Vabbè, non ve l'ho detto io, ma ovviamente avrei scontato che sapete un po' le meccaniche del gioco, ma sicuramente le sapete. Eccolo, eccolo. Attenzione. Allora, lombo ferito, quindi se non già pende andiamo di fuggire a pompa, anche se è una merda, però da vicino comunque più forte. Dai, ma porco di, ma come cazzo ha fatto? Ma ha levato 125 con un headshot? Cioè, si è affacciato un nanosecondo e mi ha headshottato. Ma chi cazzo è questo? Cioè, non ci sto a credere. Niente, oh, stamattina c'era proprio male. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Allora, adesso andiamo sui depositi, qua in mezzo. E frega un cazzo, stavolta non crepo, manco morto. Allora, c'è uno stronzo di fianco a me. Dove è a terra lui? In tre stiamo. Ma che stronzo, ho trovato già l'arma. Bastardo. No, siamo troppi. No, ma ammazza, vaffanculo. Mi sa che sono tipo ammazzati tra loro già. Nonna, pensavo che era tipo in due, invece eravamo in 18. Speriamo che ci sia qualcosa qui. Vaffanculo, le bende inutili. Cioè, non inutili, ma guarda, sto trovando le munizioni. Ma, la granata. Ma io, boh, una cazzo di arma me la vuoi dare? No. Ah, sì. Allora, io provo un attimo a riandare qua ai depositi, visto mai che riusciamo a fare qualcosa di decente, anche se c'è un'arma veramente ridicola. Già sta uno. Lo sento. Ma lo stronzo, guarda lo stronzo sta. Guardalo. C'ha il cecchino, il bastardo. Volevi. No, fuggi la bomba, no. Sì, è così che voglio. No, adesso non voglio morire però, Adesso fermi tutti un attimo. Ma dai, porco Dio, mi si muoveva. Ma che cazzo è? Cioè, non mi si muoveva, mi sono incrastato come un deficiente lì. Vaffanculo, porco. Basta ragazzi, per oggi sono arrivato al limite, perché questi cazzo di muratori qua sopra mi stanno facendo impazzire. Non sapete quello che significa invece questo rumore per una settimana di fila, dalla mattina alla sera, in testa. E mi tremano anche i piedi, tra l'altro, di quanto casino fanno, vi faccio immaginare. Quindi nei prossimi episodi di Fortnite sicuramente faremo una performance migliore. Giocherò anche sicuramente con un mio amico, così che in coppia è anche più tattico e carino. Quindi vi ringrazio per la visualizzazione come sempre. Ciao a tutti ragazzi.